Combattere e prevenire il diabete senza rinunciare ai sapori, al gusto. Si può e questo libro lo dimostra? Sì, si può. Si può e come il professore prima ha detto, con una giusta alimentazione e con un po' di sport, 2 di 3 pazienti diabetici potevano evitare la patologia. E questo è un messaggio importante, perché ti dice che l'errata alimentazione è veramente un pericolo per il nostro organismo. E perciò è importante di cambiare le abitudini alimentari di tante persone. Questo è possibile attraverso la giusta comunicazione. Oggi abbiamo dei mercati che offrono una grande varietà di prodotti, basta scegliere quelli giusti. Frutta e verdura non devi mai mancare su una tavola imbandita.